la prima volta che ho ascoltato questa canzone avevo 13 anni e mi sono venuti i brividi nella schiena. Ogni volta che ascoltavo Tie Your Mother Down, questo Tie Your Mother Down, mi venivano i brividi nella schiena. Dopo 40 anni l'ascolto e mi vengono i brividi nella schiena. Allora, io mi occupo di musica e di emozioni, cioè le emozioni sono una cosa talmente forte che rimane dentro la nostra memoria per tutta la vita e possiamo utilizzarlo come linguaggio comunicativo, un messaggio che è talmente forte che tante volte non riusciamo neanche a scrivere cosa proviamo in termini di emozioni, perché è troppo forte. L'uomo è un essere emozionale, questo lo sappiamo tutti. Ma io mi occupo di musica e penso, quando si ascolta un brano, questo brano provoca in noi un'emozione più o meno forte, più o meno intensa, anche bella, anche brutta, non importa. E quindi io ascolto e provo un'emozione. La cosa bella è, nello stesso momento, la persona che sta suonando quel brano ha un'emozione, che è diversa senz'altro dalla mia, ma è lo stesso pezzo, nello stesso momento, si vivono emozioni differenti. Beh, la cosa ancora più bella è immaginare che quella canzone o quel brano sia il risultato di una emozione che ha avuto l'autore, il compositore, il cantante. Quindi la musica diventa emozione quando è nata, grazie a un'emozione, è emozione perché viene suonata ed è emozione quando la ascolto. Quindi la nascita, la produzione e la ricezione sono tutte significanti in una parola generica, emozione. Allora possiamo tranquillamente affermare che la musica sia emozione, nella più vasta della sua espressione. Allora torno indietro e dico, l'uomo è un essere emozionale. Se la musica è emozione, allora possiamo tranquillamente affermare che l'uomo sia un essere musicale. Musicale come potenzialità, come capacità, non come mestiere, non musicista, musicale. Una cosa che ognuno di noi ha dentro e che potrebbe tranquillamente essere utilizzata come linguaggio comunicativo. Sono più di 20 anni che mi occupo di un progetto legato alle parole emozionali. È quando una parola non ha nessun significato semantico, ma emozionalmente parlando trasmette tanti messaggi. Facciamo un esempio su tutti. Una mamma che guarda il suo bambino piccolino di qualche mese, gli si avvicina e gli dice «Picci, picci, 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 picci!» Se io prendessi un foglio e scrivessi «Picci, picci, 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 picci», non avrebbe nessun significato, zero. Invece quella mamma, con quel bambino, con quegli occhi, con quel sorriso, con quello sguardo, con quella voce, con quell'intenzione, picci, 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 vuol dire tantissimo, tantissimo. Quasi 17 anni fa divento papà per la prima volta. Non l'ho fatto tante volte, un paio. La prima volta. Mia figlia, 2 kg e 3 mesi, uno scricciolo d'uomo che piange come uno squalo. Siamo a Carpi, in una sala di un rooming in, e lei nasce alle 4:30 del pomeriggio, alle 10:30 di sera lì ancora che piange. Mia moglie è devastata dalla cosa, la signora che alloggia insieme a noi anche. Allora, non sapendo come fare, a un certo punto io prendo mia figlia Martina, la appoggio sul braccio e comincio a agitarla modello shake e la porto fuori, cercando di dare un attimo di sollievo a queste due povere donne che mamma mia. E cammino nel corridoio da solo con Martina nel braccio. E mentre cammino, mia figlia automaticamente smette di piangere. E io non mi fermo più. E continuo a camminare, e siccome questo è il mio mestiere, questo effettivamente è uno shake. E quindi senza accorgermi, a un certo punto comincio a fare... E poi, siccome c'è uno shake, anche un tamburo ci sta, e di conseguenza mi viene così, e camminando nel corridoio dico con Martina,
bom bom chik 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 bom bom chik chik bu bom bom chik. Martina sorride e si addormenta. E io vado avanti. E che, cioè, stiamo scherzando. E quindi io e la mia Martina abbiamo questa parola che non significa niente, chiki bom, ma chiki bom è semplicemente chik dello shake e bom del tamburo. Bom bom chiki ba chiki ba chiki bom bom chiki ba chiki bu. Tac tu tac tuk tac tac tu pei bom chiki ba chiki ba bom bom. Due chili e tre. Tac tu tac tuk tac tac tu pei bom. Martina dorme. Tutte le volte che dobbiamo far dormire Martina, chiki bom bom e funziona. Funziona. Martina diventa un po' più grande ed è lei che chiede: papi, mi canti chiki bom? E per farla addormentare mi metto lì e canto bom bom chiki ba chiki. E Martina si addormenta. Passano 7 anni, finalmente riesco a realizzare questo progetto legato alla parola sonora che si chiama Chiki Bom, un libro CD per bambini 0-3. Vado a casa, la prima persona che ascolta questa realizzazione è mia figlia. Quindi entro in casa, chiamo Martina senza dirle niente, gli dico: Martina, ascolta. Prendo il CD, lo metto dentro nello stereo, accendo. Martina è lì che ascolta. Martina ha 7 anni, lo ascolta e dice: ah, papi, ma sono io. Non addormentatevi però, per favore, dobbiamo andare avanti. Facciamo un gioco. Pensate a una parola, a una qualsiasi parola, una sola parola, che può essere una parola, un verso, un suono, un modo di dire, quello che volete, ma deve essere soltanto una. Così vediamo se questa cosa funziona. Ce l'avete? Davvero? Bene. Allora, io adesso, d'accordo con lo staff di TED, chiamerei sul palco i relatori, che non lo sapevano. Quindi i relatori, cortesemente, se vengono sul palco, tutti i relatori, poi chiamo il sindaco, perché io e il sindaco abbiamo ormai un rapporto, sempre, dove ci sono io c'è il sindaco, ci mettiamo così, sì, esattamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Benissimo, vieni, 8. Allora, è molto facile. Questo microfono funziona? No, così è perfetto. Allora, fatemi un'espressione. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Benissimo, allora, tu mi fai da super solista, ok? Sì, beh, vista l'eleganza. Allora, dunque, voi dovete avere in mente un suono, un suono nel senso la parola che avete scelto. E una sola parola. L'unica cosa che vi chiedo è questa: la parola che avete in mente deve essere espressa nel modo più emozionale possibile. Quindi il divieto è parlare con voce neutra, tipo se devo dire domani non posso dire domani. Questo è Google, non va bene. Cioè, deve essere una cosa emotivamente importante. Prendi il tuo che è il meglio. Sì. Ah, grazie. È l'età, ragazzi. Bene, quindi una sola parola. Allora, posso spostare un attimo il super solista? Ti puoi mettere qua? Sì. Allora, state attenti. Quindi, siccome stiamo parlando di musica, c'è un beat. Voi non pensate di essere esclusi da questo sistema, cioè non è così. Quindi, questo è un beat. Il gioco è molto facile. Io parto da lei e appoggio il microfono e loro, seguendo questo beat, mi devono tenere il tempo e devono dirmi questa parola nel modo più emozionale possibile. Poi possono scegliere arrabbiato, contento, triste, annoiato, spensierato, quello che vuoi, la parola che vuoi, però che esprima un qualcosa di emozionale. Ok?
Adesso sono solo curioso di sentire che parole vengono fuori. Ciao. Ecco, cioè è proprio... Va bene, ridilla. Però ogni volta che la dite dovete dirla sempre uguale. Ciao. Spiaggia. Cuore. Possiamo togliere questo? Cielo. Vita. Luce. Libertà. Felicità. Io direi foresta. Così, ecco, così. Dillo ancora. Foresta. Perfetto. No, era più bello prima. Non me lo ricordo. L'avevi detta meglio prima. Tolgo questo, da fastidio? Scusate, così è più facile. Così? Bene, allora, ritorno. Ciao. Spiaggia. Cuore. Cielo. Vita. Luce. Libertà. Felicità. Foresta. Ok, adesso lo faccio senza, in modo tale che loro possano esprimersi, quindi un pochettino più di voce, questo è il beat, ok? Attenti, attenti cosa succede. Io ho 15 minuti, poi mi mandano via. Spiaggia, cuore, cielo, vita, luce, libertà, felicità. No, era foresta, no, era foresta. Se doveva stare qua fino a domani, foresta. No. Allora adesso è bosco? No. Cosa vuoi allora? Bosco, va bene. Ah, perché eri preoccupato? Foresta? Ma no, ma andava bene lo stesso. Ricomincio. Attenta, dai. Cuore. Vita. Cuore. Vita. Cuore. Perfetto. Allora state attenti, perché quando mi giro verso di voi e facciamo così, voi dovete fare uno starnuto fortissimo. Così, proviamo? Bravi. Attenti, io mi giro quando voglio, quindi faccio così. Dai ragazzi, cioè, mi giro e faccio... Bravi. Allora, attenti. No. Ma no, ma aspetta, faccio il gesto. Ci vogliono 3 TED per fare questa roba qua. Cioè, rifacciamo. Sei pronta? Ciao. 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 Spiaggia. Cuore. Cielo. 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 Bravo. Vita. 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 Luce, 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 libertà, luce, felicità, libertà, felicità, libertà, bosco. Non ridere, che toccava a te. Felicità, bosco, felicità, bosco, ciao, bosco, ciao, bosco, cielo, cuore. Luce! Grazie. Grazie. Una sola canzone fatta di una sola parola esprime molto più significato di tantissime parole buttate lì. Vediamo se ce la facciamo. Tanto ormai siete diventati bravissimi. Bele mamma, yeah. Bele mamma, yeah. Bele mamma, bele mamma, bele mamma, bele mamma, bele mamma, yeah. Bele mamma, bele mamma, yeah. Bele mamma, bele mamma, yeah. Bele mamma, bele mamma, bele mamma, bele mamma,
bene mamma, yeah. Bene mamma, yeah. Bene mamma, ma no. Bene mamma, bene mamma. Thank you. Bene mamma, yeah. Posso uscire lì, provare lì? No. Bene mamma. Bene mamma, bene mamma, yeah. Bene mamma, bene mamma, bene mamma, bene mamma, bene mamma, bene mamma, yeah. Bele mamma, bele mamma. Bele mamma, bele mamma. Bele mamma, bele mamma. Bele mamma, bele mamma. Voi. Bele mamma. Bele mamma. Ancora. Bene mamma, ne mamma, ne mamma, ne bene mamma, ne mamma, bene 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 mamma, yeah.